Molto bello anche questo video. Cos'è l'effetto Coriolis? Qui abbiamo un disco che può ruotare e due osservatori A e B. Come al solito abbiamo due punti di vista possibili. O guardiamo dall'esterno, cioè con una telecamera posta sopra il disco, ma la telecamera non ruota col disco, oppure ci mettiamo a guardare dall'interno del sistema rotante, per esempio mettendoci su A oppure su B. Inoltre abbiamo una pallina che sarà lanciata da una parte all'altra e proseguirà in linea retta. Linea retta se vista dal sistema di riferimento esterno. Infatti, vista dall'esterno, questa pallina si muove di moto rettilineo uniforme su questa piattaforma rotante. Ma vedremo poi come si vede invece la traiettoria della pallina vista dall'interno, quando per esempio guardiamo da uno di questi due punti di vista, quindi dall'interno del sistema rotante. Questo è il punto di vista esterno, adesso lascerò andare il filmato e vedremo che questa pallina attraverserà tutto lo schermo, tutta la piattaforma rotante, da destra verso sinistra. Rivediamo al rallentatore, la pallina va di moto rettilineo uniforme in pratica. Però vediamo come si vede dall'interno del sistema rotante. Viene lanciata la pallina fa le curve, vedete? Quindi da fuori va a velocità costante, moto rettilineo uniforme, ma vista dall'interno la pallina fa una traiettoria strana, fa delle curve appunto. Questa curva che fa la pallina sulla destra è causata dall'effetto Coriolis, la forza di Coriolis, che è, sappiamo, una forza apparente che nasce nei sistemi di riferimento non inerziali, come non è inerziale infatti il sistema di riferimento del tavolino rotante.